a tutti AniniJ e bentornati a questo nuovo video. Oggi voglio andare a parlarvi di un mixer, se ha senso tenere ancora in un home studio, in particolar modo un mixer analogico, e in particolar modo però voglio parlarvi di una forma ibrida che è quella del Soundcraft Signature 22 MTK, che MTK sta per multitracking, quindi una registrazione multitraccia che è possibile effettuarla grazie alla scheda audio integrata all'interno del mixer, che fa entrare ed uscire contemporaneamente, diciamo, 22 canali. Questo, oltre per poterla usare, diciamo, in contesti di band, registrazioni magari di una batteria dove servono molti microfoni, e anche tutto in maniera molto veloce e intuitiva, perché abbiamo tutti i controlli, potenziometri degli equalizzatori sotto mano, però anche la possibilità di effettuare e di un tentativo di una somma analogica da, diciamo, il mix in the box con gli stems, entrare nel mixer e rientrare successivamente nella macchina. Questo porta chiaramente a una conversione analogico-digitale che effettua, diciamo, il mixer stesso. Questo mixer, diciamo, nasce anche da diversi anni fa, quindi oramai a qualche anno, però si trova in una fascia di prezzo decisamente più bassa rispetto a quello che sono state le ultime uscite di grandi nomi come la Solid State Logic, che ha buttato fuori di recente il Big Six con integrato la sua scheda audio, che fa entrare, diciamo, uscire con lo stesso procedimento, sicuramente magari con una qualità diversa, con una conversione diversa, non lo so perché non l'ho ancora mai provato. Tuttavia, ecco, quello che mi premeva è se ha senso avere ancora un gear del genere. Vi ricordo che per utilizzare un mixer solamente analogico, senza una scheda audio integrata all'interno, vi serve comunque, oltre alla scheda audio vostra, un convertitore analogico digitale per avere più ingressi e più uscite. In particolar modo, se disponete di un'uscita, di un ingresso ADAT all'interno della vostra scheda audio, è più semplice, perché via ADAT andate nel convertitore. Il convertitore, diciamo, vi può portare fino a 16 canali magari con gli ADAT, li convertite, li buttate fuori in analogico, li mandate nel banco e li fate rientrare. Però ecco, diciamo che anche il convertitore ha il suo prezzo, e anche stando, diciamo, su una fascia, diciamo, non altissima, non Apogee o altre cose, ma magari un Ferrofish, però vi porta via comunque un altro migliaio di euro, che complessivamente fra un sommatore o banco, il convertitore e la scheda audio eccetera, diciamo che si va su parecchio con la cifra per ottenere poi, diciamo, il risultato di una somma analogica. Quindi ne può valere veramente la pena investire in una cifra del genere, oppure puntare su un gear all in one con qualche compromesso. Potremmo, ecco, valutare questa cosa ascoltando magari intanto la differenza della somma, diciamo, che si ottiene passando dal Soundcraft Signature e rientrando, ecco, in the box attraverso i suoi convertitori, e confrontarlo un pochino con invece l'export in the box, quindi fatto tutto all'interno del computer. Quindi ecco, il mio intento è questo. Farò prima una breve panoramica del mixer per chi non lo conoscesse, ma molto molto veloce. Eventualmente magari poi farò un ulteriore video per approfondire questo mixer, e poi andremo a sentire la differenza tra la somma degli stems e invece l'in the box, e vi farò alcune precisazioni. Quindi non mi perdo ulteriormente in ulteriori chiacchiere e andiamo insieme a vedere come funziona. Andiamo! Bene, come vi ho anticipato, molto velocemente vi illustrerò questo mixer, che cosa fa, ecco, e come è composto. Ecco, i canali sono 22, come diciamo lo dice anche il nome del banco del mixer, di cui 14 sono mono, e poi abbiamo questi 4 che sono stereo. Qua abbiamo due diciamo ritorni degli effetti, perché all'interno sono presenti due mandate di effetti, diciamo, con due tipi di tipologie, delay, riverberi, insomma, cose molto utili magari soprattutto in contesti live, dove si può fare, ecco, cose, diciamo, veloci, ecco, con questi effetti. Qua abbiamo la sezione degli aux, ok, che chiaramente a me interessa in maniera molto relativa. Gli effetti, pannaggio, un mixer standard. La cosa interessante, diciamo, perché la fascia di prezzo, è questo equalizzatore che, diciamo, abbiamo specialmente sulle medio-alte e le medio-basse, la possibilità di regolare la frequenza in maniera più precisa.
Diciamo che questo ha la sua caratteristica, perché vedete che qua ci sono indicati che i preamplificatori sono derivati dal banco leggendario della Ghost della Soundcraft. Abbiamo il routing del, diciamo, invece preso dalla serie GB, sempre di Soundcraft. E abbiamo, diciamo, questa parte invece dell'equalizzatore presa sempre dal banco Sapphire. E inoltre abbiamo il DBX, perché abbiamo, diciamo, questi, ci abbiamo qua su in cima, vedete che ci sono, diciamo, la possibilità di introdurre un limiter. Questo limiter, diciamo, che è marchiato DBX, gli effetti chiaramente sono della Lexicon. Qua vedete che c'è questa presa USB che viene collegata al computer, che fa tutto ecco il routing, e diciamo si può assegnare un canale, diciamo, ad ogni canale del mixer o canale stereo, a coppie di canali, e quindi avere comunque la possibilità di gestirli e mixarli direttamente sul banco analogico per poi riversarli nel mixer. Due gruppi stereo, quattro gruppi, due gruppi stereo, 1, 2, 3, 4, canale master. Diciamo, abbiamo poi, diciamo, queste selezioni di muto dei canali e l'ascolto in pre-fader attraverso la cuffia, per avere un ascolto, diciamo, più chirurgico sul canale stesso. Le uscite, eccetera, niente di più. Un tasto dolente che, devo dire, mi ha un po' stupito, è che non c'è un tasto di accensione o di spegnimento di questo mixer, ma il mixer praticamente, come si scende la spina, si accende. Per cui, diciamo, risparmio energetico qua, diciamo, ne avremo poco. Dobbiamo proprio andare a staccare fisicamente la spina, o diciamo l'attacco dell'alimentatore che è posto sotto al mixer. Un'uscita cuffia, e qua abbiamo un'altra presa USB, diciamo non di carattere dati ma di carattere solo energetico, per attaccare una lampada o qualcosa che ci illumini, diciamo, le sessioni di live. Quindi diciamo che è un mixer creato in una maniera ibrida, sia per avere una gestione con un computer, che quella, ecco, di inserirsi in contesti live. Quindi diciamo che il Soundcraft con questo mixer cerca di abbracciare un po' due filosofie in una, diciamo, non è settato, diciamo, per un solo tipo di utilizzo, quindi un gear abbastanza versatile. La conversione tramite USB è a 24 bit 48 kHz. Bene, eccoci qui davanti alla sessione di Studio One, e vi dico come ho proceduto, ecco, per fare questa prova. Io ho preso, ecco, questi degli stem, diciamo, che ho esportato, di cui, diciamo, che quindi c'è già una piccola somma in the box, perché ho fatto delle prove, diciamo, mettendo anche, diciamo, gli effetti con dei canali, però ne avevo diversi, quindi dovevo accorparli, non mi sembrava che avesse comunque una buona resa all'interno, ecco, dell'uscita del mixer, per cui ho deciso di fare gli export delle tracce già tutte effettate, quindi con le mandate con gli effetti, quindi sommate in the box, però poi accusate diciamo nel mixer analogico. Quindi qua, diciamo, che arriviamo a utilizzare 20 canali su 22, quindi per cui, ecco, era già comunque un buon diciamo una buona somma rispetto a quello che era originariamente, in cui usavo 22, però diciamo utilizzavo due canali per gli effetti, ma si impastavano troppo, non rendevano bene. Per cui, ecco, poi successivamente ho, rispetto a queste tracce, mandate singolarmente nei canali, e diciamo ho cercato di non effettuare nessun intervento di equalizzazione sul mixer, ma lasciarlo così nudo e crudo, e mettere le tracce più o meno a zero. Dico più o meno perché, ecco, c'è un pochino di differenza nei volumi rispetto a quello che diciamo sento dalla macchina in the box. Quando arrivo sul banco e rientro, diciamo, sui miei monitor, sento un po' di sfasature di volumi. Ho cercato di riaggiustare, ma vi parlo di pochissimo, massimo forse 1 dB, proprio a voler esagerare, per ogni di differenza per ogni traccia. Quindi, diciamo, qualche piccola aggiustatura, ma non ho fatto niente di più. Quindi abbiamo qui poi il brano, diciamo, che ho chiamato print, quindi stampato, passato dalla macchina, e il TB, che sta per in the box,
e diciamo che già si vedono un po' di differenze. Diciamo non c'è applicato qui niente, diciamo l'esportazione è nuda e cruda senza, senza compressori sul bus, sul canale di master, eccetera. Assolutamente no. Diciamo vengono passate e rientrate poi nella macchina. Vediamo un po' le differenze, vi allargo un po' l'immagine. Io vedo che c'è qua un po' più così visivamente di picchi, ecco, vedete, un po' più frequenti rispetto a questa che la vedo un po' più morbida, questa linea qua in the box. Vedete questi picchi come sono più profondi, anche nel proprio nella dinamica. Sembra che qua ci sia un po' più di dinamica e qua ce ne sia un po' meno, così a occhio, ecco. Può essere anche la conversione, può essere quello che volete, però vedete che qua, vedete, ci sono delle cose proprio che qua non ci sono. Cioè qua abbiamo una parte, vedete qua, qua scusate, come questo è sopra, che qua non c'è proprio. E questo segnale qua viene probabilmente creato con una distorsione armonica o qualcosa del genere, che guardate anche questo, vedete come è più massiccio di questo, eccetera. Non mi dilungo ulteriormente perché tanto lo vedete già da voi che comunque gli spettri non sono assolutamente uguali, sono simili ma non uguali. Di fatto che se io li sovrappongo e li metto insieme, diciamo che ottengo comunque dei problemi di fase, perché diciamo ci sono delle cose che sovrappongono, altre che si cancellano, eccetera. Per cui diciamo che i due mix non sono assolutamente sovrapponibili. Ok, mi sono messo le cuffie, altrimenti mi ero dimenticato i monitor accesi, altrimenti avevate comunque un ritorno nel microfono che poteva darvi comunque un problema, diciamo, discreto nell'ascolto. Per cui ecco, andiamo a sentire in the box e poi dopo vi accendo e vi spengo il canale print e sentiamo il paragone. Quindi in the box, in questo brano mio che diciamo sto finendo adesso, quindi non è ancora fatto il master, quindi questa, infatti, la vedete bassa come volume generale, perché ancora deve essere tirato su. Non c'è il sole. Somma. Questi sono stati gli ascolti e vi allegherò questi due estratti in file, ecco, che potete scaricare, di modo da evitare problemi di compressione su YouTube. Quindi farò due MP3 comunque, diciamo al massimo della qualità che posso, e potete così ascoltarveli e tirare le vostre conclusioni. Secondo me questo mixer ha un sound piuttosto British. E questo può piacere o non può piacere, può adattarsi ad alcuni generi o altri no. Ecco, forse un rock del genere può anche starci abbastanza bene, però su altri tipologie, un elettronico o qualcos'altro, non so se si sposerebbe altrettanto bene. Magari farò qualche altra prova, qualche altro video dove magari vi faccio sentire con qualche genere diverso come si comporta questo mix. Queste, diciamo, sono state le prime impressioni e i primi tentativi. A tirarlo via dalla finestra faccio ancora in tempo. Quindi per il momento è tutto e vi ringrazio di aver visto questo video, e se vi è piaciuto mettete un bel like. Quindi alla prossima, Nanini J!